Bessie Gonzalez è autrice di La mia vita in Italia. La protagonista è una ragazza dominicana costretta a prostituirsi, che sfida il diavolo e arriva a conoscere la reincarnazione. Voce all'autore. Chi è Bessie Gonzalez e quando è diventata una scrittrice? Io sono Bessie Gonzalez. Il mio primo libro l'ho scritto nel 2009. Quando sei arrivata in Italia? Sono arrivata in Italia il 93, a gennaio. Ho capito. Ci puoi dire da dove vieni e cosa ricordi del tuo paese e perché sei venuta in Italia? Vengo da Santo Domingo e sono venuta in Italia per caso. Ho trovato un italiano che mi ha offerto di venire qua. Io ho accettato. Nel mio paese mi ricordo ben poco perché è 14 anni che non ci vado. Capisco. Quali sono i motivi che ti hanno spinto a scrivere questo libro, La mia vita in Italia? Perché mi sono capitato di tutti i colori. E quindi hai deciso che era giusto raccontare quello che ti era accaduto? Sì. Come mai hai scelto questo titolo, la mia vita in Italia, ma soprattutto come mai questo titolo, questo sottotitolo? Scusa, ti ripeto la domanda. Come mai hai scelto questo titolo, La mia vita in Italia, ma soprattutto questo sottotitolo, Chiedo giustizia a mio Signore? Perché c'è un Dio lassù che deve vedere che io, di tutto quello che sono stata accusata con l'Italia, proprio, ingiustamente mi hanno accusato di tutto. Poi mi è capitato di tutto, alla mancanza di mia figlia, di questa migliore amica che mi ha tradito. E quindi per questo fai questo appello a Dio nel tuo sottotitolo? Sì, sì. In quanto tempo? Ha tanti significati. Ha tanti significati, certo. In quanto tempo hai scritto il tuo libro, Bessie? È una settimana. Ah, quindi una scrittura molto veloce. Sì, sì, una settimana. Ho cominciato la settimana del Pasqua del 2009. Capisco. C'è qualcosa che ricordi con piacere dei momenti di scrittura? Se ritorniamo indietro al momento in cui stai scrivendo il tuo libro, ti viene in mente qualcosa di bello, di curioso, oppure qualche emozione forte che hai provato? Forte quella di quella signora che mi ha fermato per strada, che mi ha raccontato tutta la mia vita, e poi quella di mia figlia, prima di morire, tutto quello che mi ha detto. Perché? Sono conto che ce l'ho impresso, che non riuscirò mai a dimenticare. Certo, perché in questo romanzo ci sono forti elementi autobiografici, elementi della tua vita, quindi scriverlo è stato come rivivere quei momenti. Eh sì. Un altro elemento molto delicato nel tuo romanzo, La mia vita in Italia, c'è il miracolo della reincarnazione, quello che tu definisci miracolo della reincarnazione. Che cos'è per te la reincarnazione? Mia figlia che è tornata indietro, che lei me l'aveva detto. Ma me ne vado, ma torno, tra un anno torno. Mi ha detto il mese esatto, il giorno. Mi ha detto tutto la bambina. Cosa è successo dopo un mese e un giorno? E poi mese e il giorno. Allora lei mi ha detto, praticamente eravamo in cucina io e lei. Sì. Quel giorno che lei mi ha detto così eravamo io e sorella, però poi dopo l'ha fatto davanti a mia sorella e davanti a tutti i figli miei e i figli di mia sorella. Sì. Che era lì che si voleva buttare dalla finestra perché diceva che lei era un angelo. Lei mi ha detto, mamma devo morire. Io ho detto, ma come fai a pensare a morire con 7 anni? E io che ne ho 30 passa, allora cosa mi rimane? E lei mi risponde, mamma non sono io, è Dio, mamma, è Dio, io l'ho visto ieri sera. Lui ha il baffetto intorno alla bocca che le gira nel mento, mi ha detto, io sono andata in cielo ieri sera, mamma. Ho toccato ogni tipo di animale e non mi mordevano, scimmie, elefante, leone, e non mi facevano niente. E mi ha detto, ma figurati, mi ha detto, sì mamma, tu vedrai poi quello che sta dicendo che è vero. Poi mi fa, guarda che io, mi fa, quanti mesi devo stare in lato pancia? Io gli ho risposto 9, lei mi fa, allora nascevo a luglio. Così frego mia sorella gemella che è nata ad agosto, gli faccio il compleanno prima del suo. Infatti mi ha detto, non vedo l'ora mamma che Alessandra abbia 9 anni, perché quando lei avrà 9 anni io avrò un mese di nata. E è andata proprio così, quando la gemella ha fatto 9 anni, lei ha fatto un mese di nata. Poi mi ha detto, poi dovrai fare ancora un'altra figlia dopo di me. Dico, come faccio che c'ho il cesario? È già tanto che ti tengo a te. E mi fa, sì mamma, perché quella sarà la mia gemella, perché la mia gemella Alessandra sarà grande e non vorrà più giocare con me. E è andata proprio così, è nata l'altra bambina dopo di lei. Cosa significa per te
questo libro e cosa vorresti significasse per i tuoi lettori? Tanto significa per me, perché tutto è tutta la mia vita, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che mi è successo e ancora tutto quello che mi è successo ancora che non è ancora scritto, perché dopo di questo mi è successo tanto altro. Dal 2009 adesso io ho visto Dio, se ne è presentato proprio a me, mi ha portato a me in cielo, io ho visto mia nonna che è morta 18 anni fa. E per i tuoi lettori cosa? Per i tuoi lettori cosa vorresti significasse? Per i miei lettori che tutti capiscono che la vita prima di tutto non si può mai fidare di nessuno, perché io questo è un amico come fidavo. Fidarsi bene, non fidarsi è meglio, guarda, perché mira come mi fidavo io di lei e lei farmi questo soltanto perché lei aveva invidia. Per l'invidia, arriva l'invidia è una brutta bestia. Perché per invidia riuscire a ammazzare, perché lei voleva ammazzare il mio secondo, io l'ho chiamato, che l'ho detto, guarda che è morta mia figlia, mia sorella, lei mi ha risposto, ma non dovevi esserci tu in macchina con tua sorella, dico dovevo esserci, però ho cambiato idea, non ci sono più meglio. La mia vita in Italia, di Betsy Gonzales, è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.